bravo. Hai mai guardato qualcuno che aspetta? Non fa niente di particolare, non sa di essere osservato, ma improvvisamente una luce entra in lui. E quell'uomo, quella donna, quella vecchietta, quel ragazzo diventano più veri di quanto siano mai stati, più sapienti che se avessero trascorso tutta la loro vita negli studi, più sinceri di quanto non possano esserlo neanche dopo la più completa confessione. Così è l'incontro con Dio. Noi non sappiamo di aspettare, forse non ci importa neppure di essere veri, o saggi, o sinceri, ma Lui sa quando e perché deve inondarci con la sua luce, la sua sapienza, la sua verità. Non aver paura che la tua attesa sia troppo lunga. 1000 anni della storia degli uomini non sono che un battito delle ciglia di Dio. L'eternità ci insegna a guardare i nostri giorni come se ognuno di essi abbia il soffio del divino. Non esiste un solo giorno inutile, stupido, sprecato. Non esiste colpa che non possa dissolversi in Dio. Ogni giorno è il giorno della creazione. Quale alba l'erba fiorisce e germoglia. Ogni alba ci ricorda come vivere. E la sera inaridisce l'amore. E ogni tramonto ci suggerisce come ricominciare a vivere e sperare.